Ehi, benvenuto ad un nuovo video. Se sei curioso di scoprire alcuni posti inquietanti sulla Terra, hai premuto il video giusto. In questo video cercheremo alcuni posti misteriosi e pericolosi della Terra che probabilmente non conosci. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Conosciamo tutti l'Area 51, ma sapevi che nelle vicinanze si trova un complesso segreto chiamato Area 6? Si dice che la misteriosa zona sia la base delle operazioni per droni segreti e altri oggetti volanti. Non ci sono informazioni particolarmente dettagliate sull'Area 6, perché è davvero un luogo molto segreto, ma è risaputo che il Dipartimento della Sicurezza Interna, oltre al Dipartimento della Difesa, utilizzano questa pista di atterraggio. Altre voci suggeriscono che il governo degli Stati Uniti nasconda qui il loro più misterioso aereo simile a un UFO, il TR-3B. L'aereo statunitense top secret aveva il nome in codice Astra. Questo aereo nero è stato anche chiamato aereo UFO, perché ha una forma triangolare davvero unica. Ci sono molte teorie in circolazione, secondo cui questo misterioso aereo è stato progettato per missioni spaziali top secret. Trolltunga si trova nella provincia norvegese di Vestland ed è uno dei dirupi più belli di tutta la Norvegia. Questa formazione rocciosa si trova a ben 1100 metri sopra il livello del mare. Una di queste rocce, Trolltunga, si trova a 700 metri sopra il livello del lago Ringedalsvatnet e si dice si sia formata 10.000 anni fa, durante l'era glaciale. Se vuoi visitare questo posto, dovrai effettuare un'estenuante escursione che inizia alle 10 di mattina, possibile solo tra marzo ed ottobre con una guida. Se vuoi farla senza una guida, puoi solamente tra giugno e settembre, poiché non c'è neve e il percorso è molto più sicuro. Il motivo principale della sua pericolosità è che tante persone, stando troppo vicine allo strapiombo, sono cadute di giù. A volte si dice, se vuoi nascondere bene qualcosa, nascondilo in bella vista. Ed esattamente quello che hanno fatto gli americani con la loro base aerea segreta per droni senza pilota. Hanno deciso di nasconderla in Arabia Saudita. Perché lì, potresti chiedere? In primo luogo, questa ora base americana era un nascondiglio per i membri di Al-Qaeda nello Yemen. In secondo luogo, era su tutti i telegiornali. La BBC ha persino riferito che i media americani sapevano dell'esistenza di questo posto, ma non ne hanno mai parlato ufficialmente. La base è stata utilizzata principalmente per attaccare i militanti nel vicino Yemen. Quindi, questo luogo segreto è visibile e i suoi hangar sono molto simili a quelli di altri normali aeroporti stranieri degli Stati Uniti. Ma ciò non significa che questo posto sia una pista di atterraggio qualunque per il traffico aereo, e ci sono sempre più domande al riguardo che risposte. Tuttavia, siamo sicuri che qualcosa sta succedendo segretamente qui. Ma cosa esattamente? Cosa ne pensi? Facci sapere nei commenti. Se vi siete mai chiesti dove sia la fine del mondo, potrebbe essere nel nord della Patagonia. Questo perché è il paese più meridionale del mondo. Infatti, è il più grande campo di ghiaccio al di fuori della regione polare ed è in gran parte inesplorato. La Patagonia settentrionale è enorme, oltre 1 milione di chilometri quadrati e meno del 5% della popolazione del Cile e dell'Argentina vive lì. L'area ha molta fauna selvatica e quasi nessuna infrastruttura, il che rende difficile viaggiare ed esplorare. La Patagonia è molto vicina alla frontiera ghiacciata meridionale ed è un punto di sosta per i ricercatori in Antartide. Anche se la maggior parte dei ghiacciai della Patagonia settentrionale si stanno sciogliendo, l'area totale della regione dei ghiacciai è di soli 4.200 km quadrati. Questo la rende anche il più grande campo di ghiaccio al di fuori della regione polare. L'atollo di Bikini è un'isola circolare inabitata che si trova in Micronesia, Oceano Pacifico. L'isola appartiene all'arcipelago delle isole Marshall, che consiste in 36 piccole isole. Questo atollo è proibito per due motivi. Primo, dal 1946 al 1957 è stato campo di test sul nucleare e nonostante sia stata dichiarata sicura nel 1997, ci sono ancora delle radiazioni in giro e anche nell'acqua. Secondo, ci sono degli squali che nuotano attorno.
quindi bisogna fare attenzione se decidi di nuotare nelle acque cristalline. Una piccola parte dell'isola è aperta ai turisti, anche se le acque restano ancora pericolose. Nel 2010 l'isola è entrata nel patrimonio dell'umanità UNESCO. Chissà se un giorno sarà ancora balneabile. Secondo tanti turisti che si sono trovati qui, è meglio non visitare la cava Gomantong. La cava Gomantong è un sistema di cave che si trovano a Gomantong Sabah in Malesia. Questo posto però è conosciuto per il grande numero di pipistrelli che si trovano lì, ben 275.000. E infatti, con così tanti pipistrelli, ci sono tantissimi escrementi di pipistrelli. Quindi non è strano pensare che queste cave abbiano una puzza molto forte. Qui dentro ci sono anche altri animali, tra cui scarafaggi, serpenti, ratti, scorpioni e anche centopiedi velenosi, che sono grandi come il palmo della tua mano. Però, dentro a queste caverne ci sono anche dei nidi di uccelli che le persone usano per alcune ricette, ed è per questo motivo che spesso vengono vendute ad un prezzo molto alto. L'Oregon Vortex è una piccola cabina remota che si trova vicino a un fiume a Gold Hill, America. È stata aperta per la prima volta nel 1930 ed è conosciuto per la sua strana gravità. Le persone dell'epoca la chiamavano una terra proibita e pensavano che era meglio non visitare la cabina. Però, quando entri dentro, ci sono diversi oggetti, tra cui delle palle, che girano in direzioni completamente diverse, e c'è anche una scopa che rimane in piedi da sola e non cade. A quanto pare, in questo posto c'è un enorme campo di forza. Alcuni pensano che anche il triangolo delle Bermuda abbia lo stesso campo di forza. L'unica differenza è che a quanto pare è una forza che ti attrae. I proprietari sono convinti che questa cabina ha dei poteri soprannaturali, mentre altre persone pensano che sia solamente un'illusione ottica. Cosa ne pensi? La stanza 39 non è una vera e propria stanza, ma secondo alcune persone è un'organizzazione segreta nordcoreana che fa in modo che continuino ad arrivare dei fondi nelle casse del leader del loro paese. I fondi vengono utilizzati per lo stile di vita di Kim Jong-un. A quanto pare vengono utilizzati per mantenere i suoi yacht, comprare il suo cognac e altri oggetti molto costosi. Si stima che Room 39 porta dai 500 milioni a 1 miliardo ogni anno, ma potrebbe essere di più. I soldi provengono da alcune attività illegali, come ad esempio la produzione di banconote false da $100, oppure altre pratiche illegali. Si dice anche che ci siano più di 120 compagnie che operano lì, che cambiano nome ogni volta. E a quanto pare, Room 39 è anche un posto in cui è assolutamente vietato entrare. L'isola Fraser è conosciuta per le sue spiagge tropicali, oltre ad essere l'isola di sabbia più grande al mondo. Questa spiaggia si trova vicino alle coste australiane ed è grande 122 km. La zona circostante consiste in foreste di mangrovie, foreste tropicali e dune, che danno casa ai pericolosi dingo. Questi cani sono selvatici e la loro vita ricorda quella di un lupo. Possono essere molto aggressivi contro le persone, quindi bisogna starci lontano. Inoltre, ci sono anche tantissimi ragni velenosi, la cui specie più comune è il ragno dei cunicoli, il cui veleno è tra i più velenosi e mortali. Ci sono anche 18 specie di serpenti, e 6 di questi sono velenosi. Ma non è l'unica cosa di cui preoccuparsi su quest'isola, visto che nell'acqua ci sono anche specie pericolose di meduse e squali. Penso proprio che l'isola di Fraser non sia un posto adatto ad una giornata sotto al sole. Nello stato americano dell'Idaho si dice che ci sia una base segreta nascosta sottomarina chiamata anche Underwater Area 51. Ha una storia molto interessante, questo perché la base si trova sul fondo di un lago profondo, dove l'esercito americano sta conducendo vari test. I test militari sono stati il motivo principale per cui il lago Pendorelli è stato soprannominato l'Underwater Area 51. Naturalmente, è molto importante che qualsiasi imbarcazione militare sott'acqua venga testata in acque libere, ma poiché è vietato entrare nella pericolosa area oceanica, tutti i test vengono eseguiti nel lago più profondo dell'Idaho. Non avresti mai immaginato cosa sta succedendo sotto la superficie se alcune persone non avessero visto le cime dei sottomarini un paio di volte? Pensi che ci siano altre cose nascoste qui?
In Beppu, una piccola città in Giappone, non c'è solo una, nemmeno due, ma 7 acque termali. Le terme sono acque riscaldate geotermicamente provenienti dalla crosta terrestre. Ti mostrerò tutte e 7 di loro. Questa è Umijigoku, un laghetto con dell'acqua bollente blu. Questo è Onishibotsujigoku, un bagno di fango che bolle e secondo alcune persone assomiglia molto alla testa dei monaci. Un'altra terma è lo Shiraikejigoku. Questa dell'acqua bianca, chiamate anche l'inferno del bianco. Il Chinoikejigoku è un laghetto con dell'acqua bollente rossa. Il Tatsumakijigoku è una terma che erutta ogni 30 minuti. C'è anche il Kamadojigoku, in cui i visitatori possono bere l'acqua termale mentre si godono i bagni delle mani e dei piedi. L'ultimo è anche l'Oniyama-jigoku, un posto dove a quanto pare ci sono 80 coccodrilli. Se ti trovi nella zona, devi sicuramente visitare questo posto. Il Shaft è un piccolo buco in Australia, conosciuto come uno dei buchi profondi più interessanti del mondo. Il buco si trova vicino ad un piccolo campo, dove spesso vengono tenuti dei cavalli. Nel 1938 questo buco non esisteva. È stato scoperto accidentalmente dal cavallo di una persona chiamata Don Kerr, che viveva lì vicino. L'uomo ha deciso di prendere una corda per esaminare il buco. Ha scoperto che il buco, di soli 0,3 cm di diametro, era profondo 45 metri. Qualche anno più tardi, nel 1960, alcuni sobbozzatori hanno investigato il buco. Si è scoperto che lo shaft era uno dei posti migliori dove andare sott'acqua, visto che c'è anche un tunnel nella cava che va addirittura più in profondità. Alcuni cimiteri hanno delle storie riguardo i fantasmi o gli spiriti maligni, ma il cimitero di Stullo nello stato americano del Kansas offre molto di più di quello. Secondo le persone del posto, da casa a una delle 7 strade per l'inferno. Secondo la leggenda locale, c'è una scalinata nascosta che ti porta direttamente all'inferno. Si dice che è stato costruito da Satana in persona per visitare la tomba di suo figlio. La storia dice che si apre solamente 2 volte all'anno. E a quanto pare lì vicino ci sono anche resti di una chiesa che si dice che sia stata posseduta dal diavolo. Alcune vecchie mappe mostrano anche una strada chiamata la strada del diavolo, che non può essere più trovata oggi. Si dice anche che negli anni 90 il papa abbia dirottato il suo volo privato in Colorado in modo da non passare sopra il cimitero di Stull. Il cimitero di Brompton a Londra è uno dei più vecchi e dei più famosi cimiteri in Britannia. È di proprietà della Royal Parks, le case dei cimiteri e mausolei delle famiglie più importanti della città. Ma una delle camere mortuarie del posto più famosa è quella di Anna Courtois. La sua camera mortuaria, alcuni segni egiziani e dei simboli che a quanto pare nascondono una macchina del tempo. Questa diceria è stata sparsa nel 1998 da un reporter di Reuters. Da quello che sono riuscito a trovare, è assolutamente off limits e non si può controllare dentro. Altre storie descrivono che la chiave è scomparsa misteriosamente e che nessuno è stato lì dentro per 150 anni. Si pensa che ci sia un portale o una macchina del tempo nascosta. Onestamente sono piuttosto curioso del sapere cosa ci sia lì dentro, ma sfortunatamente probabilmente non lo sapremo mai. L'isola di Ashima è un'isola deserta che si trova a 15 km di distanza dalle coste di Nagasaki in Giappone. È conosciuta anche come Gunkanjima. Gunkan significa nave da guerra e Shijima significa isola. L'isola di 6,5 ettari deserta ha anche la forma di una nave da guerra giapponese da sopra. È stata fondata nel 1887 e secondo alcune storie ci si trovavano dentro alcuni cittadini coreani e prigionieri cinesi di guerra per forzare i loro lavori all'interno delle miniere, secondo alcune condizioni crudeli. Nel 1974 però le riserve di carbone erano talmente finite che la zona è stata chiusa e tutti i residenti hanno abbandonato l'isola e da quel momento è rimasta abbandonata. Nel 2015 l'UNESCO l'ha riconosciuta di importanza storica per Ashima e uno dei posti turistici che la gente di Nagasaki visita ogni anno. Il vecchio castello di Chillingham a Northumberland, Inghilterra, dà casa a tante storie inquietanti. Infatti è talmente spaventoso
che il castello è stato esplorato da diversi programmi TV del paranormale. Alcune persone dicono che sia casa di un fantasma di una strega spagnola, mentre altre storie di un fantasma chiamato Lady Mary Burkley, che maledice tutti coloro che provano a rubare qualcosa dal suo castello. Ma la storia più famosa è quella di Blue Boy. Il motivo su perché si chiama Blue Boy è perché si vestiva sempre di blu. Si dice che pianga di notte e che si mostra solamente quando ti trovi nel letto in una delle stanze. La parte strana di questa storia è che il fantasma del ragazzo è scomparso appena sono state ritrovate alcune ossa dentro i muri del castello, che si trovavano insieme ad un pezzo di stoffa blu. Nel 2004, un generale cinese ha ammesso che Pechino stava costruendo una nuova base sulle coste a sud dell'isola di Hainan, vicino alla città di Sanya. Però, alcune cose indicano che in verità la Cina non stava costruendo una base militare. Nel 2008 sono comparsi alcuni video che mostrava che stavano costruendo ben più di una base militare. Si dice che stavano creando una zona sotterranea talmente grande da dare casa a 20 sottomarini nucleari. Sono comparsi altri video nel 2020, quando Planet Labs, una compagnia che scatta immagini della Terra, ha catturato un'immagine da un satellite che mostra un sottomarino che entra in una base sotterranea. Alcune speculazioni dicono che la Cina probabilmente sta utilizzando questa zona sotterranea per aumentare la sua influenza in acque internazionali. Ma chissà cosa stia capitando. Miyake-jima è un'isola vulcanica nell'arcipelago Izu in Giappone, posta nel mare delle Filippine, a 180 km da Tokyo. Solo 2415 persone ci sono vissute sopra, e tutte hanno dovuto utilizzare delle maschere antigas. Il motivo è perché il vulcano dell'isola, alto 820 metri e chiamato Oyama, erutta continuamente. Nel 2000, tutti gli abitanti hanno dovuto abbandonare le loro case a causa di queste eruzioni. Nel 2005 alcuni di loro sono ritornati, ma hanno dovuto tenere delle maschere antigas. Sull'isola ci sono degli allarmi che si attivano quando i livelli di zolfo aumentano drasticamente. Alcune parti di quest'isola sono anche proibite all'accesso. Se arrivi lì con un elicottero o con la barca, sarai costretto a comprare la maschera antigas in uno dei negozi per turisti posti lì. Le miniere Waitomo Glowworm si trovano nell'isola a nord della Nuova Zelanda. Puoi recarti lì con un tour in barca organizzato, in cui passi attraverso dei tunnel luminosi che danno un'esperienza unica. Il motivo su perché abbiano questi colori è a causa dell'arachnocampa luminosa, un tipo di verme che si trova solamente in Nuova Zelanda, visto che queste caverne sono ricoperte completamente da queste creature che eseguono questa reazione chimica nei loro corpi per creare luce. A quanto pare lo fanno per attrarre degli insetti dentro la caverna e dopodiché utilizzano la loro bava per appendersi al soffitto. Visto che è l'unico posto sulla Terra dove vivono queste creature, vengono monitorate costantemente dagli scienziati. Se ti trovi in Nuova Zelanda, ti consiglio sicuramente questo posto. Devil's Soul esiste sul nostro pianeta da circa 60.000 anni e ospita numerosi pesci rari dei tempi antichi. Inoltre, l'acqua nell'oceano sotterraneo di Devil's Soul è cristallina e si ritiene che il colore di quest'acqua rifletta tutti e sette i colori dell'arcobaleno. Si trova nel Parco Nazionale della Valle della Morte in Nevada, negli Stati Uniti. Quando il Devil's Soul è stato scoperto per la prima volta, gli scienziati non potevano misurare quanto fosse profonda. Infatti, era impossibile trovare il fondo di questo buco. Nel 1991 i ricercatori sono riusciti a immergersi in profondità nella buca fino a una profondità di 132 metri, ma non hanno ancora raggiunto il fondo. Sono riusciti a vedere altri 45 metri, ma pensavano che non fosse tutto. Dopo anni di ricerche approfondite, molti scienziati pensano che Devil's Soul sia super profonda e costruita in modo intricato. E c'è una teoria secondo cui potrebbe essere collegata sottoterra ad altre parti del nostro mondo. I lampi non sono molto divertenti e tante persone rimangono anche piuttosto spaventate. Se hai paura dei fulmini, allora ti consiglio di non andare mai nel lago Maracaibo in Venezuela. Qui tuona per 140 ai 160 giorni all'anno, per circa 10 ore al giorno. Gli scienziati non hanno idea su come sia possibile. L'unica spiegazione è che potrebbe essere qualcosa a che fare con la presenza di uranio o di metano
che risale dalle paludi lì vicino. Però non è stato mai provato e alcuni pensano che non sia possibile. Quindi possiamo solamente immaginare su cosa succeda qui. Un'altra parte interessante è che le tempeste si sono fermate nel 2010. All'inizio si pensava a causa della siccità, ma un mese più tardi sono ricominciate ancora e ancora oggi continuano. Sterkfontein è una grotta situata a sud di Johannesburg in Sudafrica ed è considerata molto pericolosa. La grotta è nota per la sua enorme quantità di fossili di esseri umani e animali. Una delle scoperte che i ricercatori hanno trovato era un fossile di 2,3 milioni di anni dell'Australopithecus africanus, un umanoide estinto a cui è stato dato il nome di Miss Pless. Quando è stata diffusa la notizia, diversi scienziati hanno deciso di recarsi nella grotta per studiarla, ma hanno riscontrato un problema. Per entrare in una certa parte della grotta devi andare a 60 metri sottoterra, dove la temperatura è di circa 18 gradi Celsius. Alla fine arriverai nell'acqua che conduce a passaggi sotterranei e delle piscine dove puoi anche perderti facilmente. Se hai mai prestato molta attenzione a scuola, probabilmente saprai che la Terra ha quattro strati: la crosta, il mantello, il nucleo esterno e il nucleo interno. Ma forse le lezioni scolastiche si sbagliano, perché i ricercatori hanno già scoperto che il mantello ha in realtà due strati, un mantello superiore e uno inferiore, con il confine a 800 km di profondità. Grazie a un nuovissimo algoritmo di ricerca speciale, gli scienziati sono stati in grado di fare questa scoperta dopo aver confrontato migliaia di modelli dell'interno del nostro pianeta. I dati che hanno trovato sono stati incredibili e sono stati raccolti con diversi sismografi in molti luoghi del mondo, che hanno aiutato a scoprire l'interno della Terra. Quindi, dopo questa ricerca, è stato confermato che la Terra ha un quinto strato aggiuntivo. L'isola di Queimada Grande, conosciuta anche come Isola dei Serpenti, si trova vicino alla costa brasiliana a São Paulo. Quest'isola si dice che sia una delle più pericolose al mondo. Il motivo risiede proprio nel suo nome, visto che ci sono circa 4.000 serpenti velenosi. Il serpente più pericoloso che vive lì è la vipera Golden Lancered, che ha un veleno talmente forte da sciogliere la pelle umana. Per questo motivo, l'isola non è accessibile a nessuno, anche perché alcune vecchie storie parlano di come un gruppo di pescatori abbiano provato ad entrarci dentro, morendo tutti entro un giorno. Non sembra quindi strano come il governo brasiliano abbia deciso di proibire l'accesso all'isola, che resta quindi una delle più pericolose al mondo. Il Parco Nazionale di Yellowstone è un'area degli Stati Uniti dove un enorme vulcano dorme da circa 650.000 anni. Tuttavia, nella zona c'è anche un sentiero che viene utilizzato per l'escursionismo. L'area si chiama Pelican Valley e anche se può sembrare ottima per il campeggio, in realtà non lo è. I sentieri sono il più delle volte chiusi a causa dell'elevata attività degli orsi. Gli orsi grizzly vagano qui e questi animali sono noti per essere molto pericolosi. Inoltre possono raggiungere un peso di 800 kg, oltre a correre a 55 km orari. Quindi, se ti capita di imbatterti in una madre e i suoi cuccioli, non sarai in grado di scappare. Anche gli orsi grizzly sono estremamente forti, quindi Pelican Valley non è un campeggio così bello come potreste aver pensato all'inizio. La Fiamma Eterna si trova nel parco di Orchard, a ovest dello stato di New York. Si dice che è stato acceso dai nativi americani migliaia di anni fa e nascosta sotto una piccola cascata in una miniera. E la parte strana è che continua a bruciare da un'eternità senza mai spegnersi. Quindi puoi visitare questa fiamma in tutto l'anno. Infatti, se decidi di viaggiare verso New York, ti consiglio di trovarti in quella zona. Gli scienziati pensano che questa fiamma sia stata creata inizialmente da alcune rocce estremamente calde che hanno prodotto una specie di gas, però qualche anno più tardi hanno scoperto che non era così e probabilmente proveniva da qualche tipo di gas di metano. Ancora oggi gli scienziati stanno provando ad investigare il posto e non sanno ancora di preciso com'è possibile che questa fiamma sia ancora accesa. Il primo imperatore Qin della Cina, Qin Shi Huang, è stato sepolto in profondità sotto la superficie con uno strato velenoso di mercurio che ha protetto i suoi resti per oltre 2000 anni. Gli storici sono ansiosi di conoscere tutti i segreti di uno degli imperatori più potenti della Cina, poiché sono abbastanza sicuri che la sua tomba contenga molti dettagli.
Ma se i ricercatori saranno mai in grado di vedere cosa c'è veramente nella tomba, dipende non solo dal governo cinese, ma anche dalla scienza. Dopotutto, il problema più grande è il modo che non ha delle tecnologie speciali per scavare ed estrarre correttamente in questo mausoleo. Ma cosa c'è di così unico nel modo in cui fu sepolto Qi Xin Huang? È difficile da dire, ma il problema principale è che lo scavo potrebbe rovinare il luogo di sepoltura se l'aria o la luce solare penetrano nell'antica tomba. I ricercatori pensano che abbiamo bisogno di una specie di robot per fare la ricerca. Non sarebbe meglio lasciare in pace questi segreti? O magari sei curioso anche tu? Da bambino hai mai avuto paura delle sabbie mobili? La prossima cosa che ti mostrerò è 10 volte peggio. Entrare in questa particolare spiaggia di fango a Turnagain Marm, in Alaska, potrebbe essere l'ultima cosa che farai nella vita. A prima vista può sembrare innocuo, con la bassa marea c'è la spiaggia, ma quando arriva la marea alta diventa molto pericoloso. Chi calpesta il fango nel momento sbagliato rimane bloccato. La spiaggia contiene un limo simile a sabbia mobile che più ti muovi, più va in profondità, fino a quando non rimani bloccato. Occorrono letteralmente squadre di soccorritori per tirare fuori qualcuno, ma anche in questo caso la sopravvivenza non è garantita. L'isola North Brother si trova nella costa orientale della città di New York, tra il Bronx e l'isola Rikers. L'isola ha una storia particolare. Era una zona ospedaliera, ora inabitata. L'ospedale serviva per isolare i malati di vaiolo e curarli. Tra i malati c'era anche Mary Mellon, la prima americana colpita dal tifo. È stata in quarantena per ben 20 anni fino al 1938, infettando però dozzine di persone. A causa di corruzione e costi, l'edificio ha chiuso nel 1963. Nel 2007 l'isola è stata anche venduta a qualcuno, ma oggi l'atmosfera inquietante rimane e le persone non possono visitarla. Tuttavia, dà casa a diverse specie di uccelli, tra cui gabbiani e i nitticora. Nella valle sacra degli Incas in Perù c'è un rudere chiamato Naupa Iglesia, che si pensa sia stata costruita migliaia di anni fa, con una tecnologia ben oltre la nostra comprensione. Puoi trovare questa zona nelle Ande peruviane vicino a Cusco. La geometria mostra una profonda comprensione dell'astronomia e delle vibrazioni. La geometria è persino associata alle grandi piramidi d'Egitto. Secondo la tradizione andina, i Naupa sono abitanti del mondo degli spiriti. Un incontro con loro è considerato estremamente pericoloso. Allora, cosa c'è di così strano e pericoloso dentro la Naupa Iglesia? Quando entri per la prima volta, senti un'energia strana e inspiegabile. E nel lato della caverna millenaria c'è quello che viene chiamato un portale dimensionale, che punta verso la Via Lattea. Secondo la leggenda, il tuo corpo attraversa prima il cancello, seguito poi dalla tua anima. Il Monte Merapi è un vulcano in Indonesia che fa parte di una vasta area intorno all'Oceano Pacifico, composta da circa 17.000 isole e più di 130 vulcani attivi. Ogni 5-10 anni si stima che il vulcano erutta provocando l'evacuazione di centinaia di migliaia di persone. Se abiti vicino al vulcano del Monte Merapi, dovresti essere sempre preparato. L'ultima grande eruzione è avvenuta nel 2010, quando 347 persone sono morte e più di 2.000 persone hanno dovuto evacuare per sfuggire alle nubi di cenere calda. Pine Gap è una stazione di sorveglianza satellitare in Australia, utilizzata sia dagli Stati Uniti che dall'Australia. Non c'è da stupirsi che in particolare il governo degli Stati Uniti non voglia che nessuno sappia di questo posto, poiché i servizi segreti statunitensi CIA e NSA gestiscono parzialmente la base. Pine Gap è una zona importante quando si tratta dell'intercettazione globale di tutti i tipi di messaggi crittografati. Potrebbe sorprenderti, ma Pine Gap è in realtà il nome segreto della stazione. Tuttavia, il vero nome di questa base di sorveglianza satellitare è Rainfall. Potrebbe già sembrarti ovvio il motivo per cui la base è top secret, ma non c'è nulla di male nello spiegare cosa fanno esattamente lì. Raccolgono e decifrano un'ampia varietà di segnali e comunicazioni, ad esempio informazioni delle armi nucleari. Possono anche avvisare in anticipo su possibili lanci di missili balistici. Finora abbiamo parlato principalmente di siti e strutture segreti russe e americane,
Ma che dire di qualche altro paese grande e potente come ad esempio la Cina? Ci sono informazioni sui luoghi di cui il governo cinese non vuole che nessuno sappia? Anche se i cinesi sono spesso bravi a mantenere tutto in silenzio, abbiamo informazioni sulla loro base militare più importante e strategica. Si chiama Yulin Naval Base ed è stata scoperta accidentalmente da qualcuno tramite Google Maps. Questa base si trova nel Mar Cinese Meridionale e c'è un gran numero di sottomarini nucleari sul fondo del mare. Secondo informazioni non ufficiali, la base è completamente rifornita di tutte le armi necessarie ed è completamente pronta ad agire in caso di invasione. Inoltre, la base ospita anche navi in superficie con un vasto arsenale di armi. Quindi, la Cina è pronta ad entrare in azione in qualsiasi momento. Chi avrebbe mai pensato che la Gran Bretagna nasconda un posto piuttosto spaventoso? Porton Down è il laboratorio top secret della Gran Bretagna, dove gli scienziati lavorano duramente per testare e ricercare diversi tipi di armi chimiche e malattie mortali. Inutile dire che una persona comune non può entrare nelle stanze di questo luogo molto segreto. Dopo che un corrispondente della BBC ha avuto l'accesso al laboratorio una volta, ha rivelato che i molti scienziati che lavorano lì stanno effettivamente ricercando i virus e le malattie pericolose come la peste, l'ebola e l'antrace. Ma chissà, forse da anni studiano anche altri virus? Possiamo solamente supporre. Ma cosa succede se inventano dei virus mortali che possono essere usati come armi biologiche? E se scappassero dal laboratorio per caso o apposta? Speriamo solo che non succeda. Nel bel mezzo del deserto, a circa 137 km da Salt Lake City nello Utah, si trova il Dugway Proving Ground, una zona dove i militari statunitensi provano le armi chimiche e biologiche. Secondo le tante storie, pensano che questa sia la vera Area 51 e che ci siano degli alieni. Questo perché è un posto molto segreto e poche persone lo conoscono. Infatti, persone che vengono da altri paesi non possono neanche entrare o avvicinarsi. L'History Channel ha creato un documentario riguardo questo posto e ha intervistato alcune persone locali che ammettono di aver visto alcune luci strane degli UFO che si trovavano lì vicino la zona. Però, che queste storie siano vere rimane un mistero, ma chi lo sa? Cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti! Un'altra enorme struttura di spionaggio nascosta si trova in Bella Vista nel bel mezzo di New York. Può sembrare una follia, ma il governo degli Stati Uniti ha costruito un enorme grattacielo che hanno chiamato Project X e inoltre è piuttosto strano che non abbia finestre. Questo edificio di 29 piani può resistere a un'esplosione atomica e ha fino a 3 piani interrati. Se una bomba atomica dovesse colpire New York, circa 1500 persone potrebbero mettersi in sicurezza lì per almeno 2 settimane, perché ci sarebbero abbastanza cibo e acqua in caso di una tale catastrofe. Ma questo grattacielo non è stato inizialmente costruito per proteggere le persone da un'invasione nucleare. Questo centro di spionaggio è considerato un hub di telecomunicazioni estremamente importante per l'intero paese. Le persone che ci lavorano gestiscono principalmente molte telefonate interurbane e quasi nessuno crede che si tratti di chiamate normali. Il Museo sull'Educazione alla Sicurezza Nazionale di Jiangsu, a Nanjing, Cina, è un museo segreto con diverse regole per gli accessi. Questo palazzo è conosciuto come il Museo delle Spie ed è stato aperto nel 2009. Però, alcune parti del palazzo sono proibite e, secondo alcune storie, solo le persone nate in Cina possono accederci. Le persone di altri paesi non possono entrare e non possono nemmeno scattare fotografie. Dentro al museo ci sono dispositivi usati per lo spionaggio datati 1927. Ad esempio, diverse armi assomiglianti a dei rossetti oppure monete cave che nascondevano documenti e mappe. Sfortunatamente, si sa veramente poco riguardo a questo museo e non vogliono che queste informazioni capitino all'estero, soprattutto perché la Cina è piuttosto rigida su queste cose. Miyake-jima è un'isola vulcanica nell'arcipelago Izu in Giappone, posta nel mare delle Filippine, a 180 km da Tokyo. Solo 2.415 persone ci sono vissute sopra e tutte hanno dovuto utilizzare delle maschere antigas.
Il motivo è perché il vulcano dell'isola, alto 820 metri e chiamato Oyama, erutta continuamente. Nel 2000 tutti gli abitanti hanno dovuto abbandonare le loro case a causa di queste eruzioni. Nel 2005 alcuni di loro sono ritornati, ma hanno dovuto tenere delle maschere antigas. Sull'isola ci sono degli allarmi che si attivano quando i livelli di zolfo aumentano drasticamente. Alcune parti di quest'isola sono anche proibite all'accesso. Se arrivi lì con un elicottero o con la barca, sarai costretto a comprare la maschera antigas in uno dei negozi per turisti posti lì. Situato negli Urali meridionali della Russia, il lago Karakai è conosciuto come il lago più pericoloso del mondo. Questo perché è stato utilizzato dall'Unione Sovietica per i suoi impianti di armi nucleari. Dal 1951 al 1953 il lago è servito da discarica e fino al 1990 il sito è stato persino tenuto segreto. Negli anni 50 l'area fu colpita anche da altri disastri che la resero contaminata da scorie radioattive. Il livello di radioattività può essere paragonato a Chernobyl e persino a Hiroshima. Si stima che rimarrà pericoloso per centinaia di anni a venire. Anche stare vicino al lago è estremamente pericoloso perché sarai esposto ad alti livelli di radiazioni. In America ci sono più di 3.000 città fantasma e Centralia, nella Pennsylvania, è una delle più interessanti. Questa città deserta è stata rasa solo a causa di un incendio che ha continuato a bruciare dal 1962. Centralia era una miniera di carbone e una zona mineraria che era uno dei motivi principali dell'economia della città. Però, come risultato, tante persone hanno dovuto abbandonare la città dopo che diversi edifici erano stati rasi al suolo. Come il fuoco abbia iniziato a crescere è ancora un mistero. L'incendio arriva fino ad una profondità di 90 metri. Alcuni esperti dicono che ha continuato a bruciare per 250 anni. Nel 2017 sono rimaste poche persone a Centralia. E secondo loro, la cosa più spaventosa è che si possa aprire un buco proprio sotto i loro piedi. Ogni tanto, dei gas tossici continuano ad uscire dal terreno. Però Centralia continua a essere la casa di queste persone. Nel porto di Long Beach, California, negli Stati Uniti, si trova la RMS Queen Mary. Questa è una delle navi più grandi che abbiano mai attraversato l'Oceano Nord Atlantico tra il 1936 e il 1967. Veniva utilizzato spesso per il trasporto delle truppe durante la Seconda Guerra Mondiale ed è uno dei motivi su perché ci sono diverse storie di eventi paranormali. A quanto pare la nave apparteneva anche ad uno dei posti più spettrali dell'America. Le persone che raccontano queste storie dicono che ci sono diversi fantasmi che si trovano ancora lì sopra. Un uomo che lavorava nella stanza del motore dice che molto spesso ha trovato il fantasma di una donna vicino alla piscina. Quando la RMS Queen è stata ritirata, è diventata un'attrazione turistica con un hotel e le persone che si trovavano nella stanza B340 hanno affermato di aver sentito molto spesso i rumori di alcune porte nel bel mezzo della notte. La tribù Kawaiva sono alcune persone indigene che si trovano nell'Amazzone brasiliano. Questa tribù a quanto pare non ha avuto contatti e rifiuta anche contatti con le persone esterne. Preferiscono non avere alcun aiuto e non si può mica dargli torto. La tribù di Kawaiva è una tribù di cacciatori e nomadi che sopravvivono con ciò che trovano nella foresta pluviale. Nel 2013 alcune persone hanno trovato un membro di questa tribù e l'hanno deciso di filmare con la telecamera. Molto probabilmente stava cercando del cibo o dei materiali. Sembra anche che non abbia notato queste persone e di certo non la loro telecamera. Sfortunatamente sembra anche che questa tribù indigena piano piano stia diventando estinta per alcuni problemi che si trovano nell'habitat loro. Probabilmente conosci già il Triangolo delle Bermuda. Questo posto si trova nel bel mezzo dell'oceano tra Miami, Puerto Rico e l'isola di Bermuda, dove a quanto pare gli aeroplani e le barche scompaiono misteriosamente. Ma sapevi che c'è un altro posto simile? È il Triangolo di Nevada. Questo posto si trova in una grande parte del deserto in Nevada, dove si trova anche l'Area 51. A quanto pare è un posto dove negli ultimi 60 anni sono scomparsi più di 2.000 aeroplani. Alcune persone pensano che a quanto pare abbia qualcosa a che fare con gli alieni, ma tanti di questi aeroplani non sono mai stati più ritrovati, il che rende il mistero ancora più grande. La storia più recente proviene da Steve Fawcett. Steve era anche un pilota professionista che ha rotto diversi record mondiali, tra cui la prima persona che volava attorno alla Terra
in un pallone aerostatico. Su come sia possibile che un pilota così esperto sia scomparso senza una traccia rimane un enorme mistero. San Pedro Sula è una città dell'Honduras che si trova nei Caraibi, con ben 750.000 abitanti. San Pedro Sula possiede il titolo di città più pericolosa al mondo, visto che alcune gang, come la MS-13 e il Barrio 18, la rendono molto poco sicura. A quanto pare, si è arrivati anche a numeri molto più alti rispetto alla media delle morti nel mondo. Più del 70% delle persone che vivono qui sono sotto la soglia di povertà. Chiunque può comprare armi in questa città, e non parlo solo di pistole. Come puoi vedere, queste gang spesso coprono la loro faccia e sui corpi sono pieni di tatuaggi. Sembra anche che abbiano il controllo sopra il governo cittadino. Coloro che decidono di aprire un negozio o un business qui sono costretti a pagare parte delle loro entrate alle gang, e se non lo fanno, succederanno guai. Nijiao è un'isola grande a ovest delle Hawaii, grande ben 181 km quadrati. Nel 1864 il re delle Hawaii ha venduto l'isola a Elizabeth St. Clair per $10.000, che l'ha passata poi ai suoi discendenti. Ci sono diversi misteri riguardo quest'isola. Ad esempio, si dice che sia abitata da 150 indigeni, completamente tagliati dal mondo esterno. Il motivo principale riguarda il voler salvaguardare la natura e la cultura hawaiana. L'isola è proibita a tutti, tranne per i suoi proprietari. Nel 1987, però, alcuni tour turistici hanno portato delle persone sull'isola, a patto di non avere interazioni con i locali. Soprattutto perché non ti capiranno, visto che parlano solo l'hawaiano, una lingua conosciuta solo da 2.000 persone. Il lago Nios, che si trova nel nord-ovest del Camerun, è un cratere inondato con un vulcano inattivo sotto. Questo vulcano potrebbe eruttare in qualsiasi momento, emanando gas mortali. Nel 1986, un terremoto ha rilasciato grandi quantità di diossido di carbonio. I gas chimici si sono sparsi per un'area di 29 km quadrati e 1.700 persone e 3.500 bestiame ha perso la vita. Il fenomeno è capitato a causa del magma presente sotto al vulcano. Come risultato, il lago è pericolosissimo e non è consigliato farci il bagno. Inoltre, la diga naturale lì vicino potrebbe cedere in qualsiasi momento, riversando tutta l'acqua nei villaggi vicini. Questo significa che il diossido potrebbe fuoriuscire, diventando una minaccia per chi vive lì vicino. Il Gangkar Puen Sum in Bhutan è una montagna che non è mai stata scalata da nessuno. Si trova nelle montagne malayane al confine con la Cina ed è alta 7.570 metri. Sebbene le persone abbiano cercato di raggiungere la cima di questa montagna nel corso degli anni, nessuno ci è mai riuscito. Il tentativo più vicino fatto per raggiungere la cima della montagna è stato nel 1990. Tuttavia, anche quel gruppo di scalatori non è riuscito a raggiungere la cima. Oggi, il governo del Bhutan proibisce di salire oltre 6.000 metri su questa montagna, e per rispetto delle credenze spirituali della gente del posto. Credono che ci siano degli spiriti che infestano la cima. Quindi sembra che la montagna manterrà per sempre il suo stato di non scalata. L'hotel Ryugyong è un grattacielo a forma di piramide con 105 piani, situato a Pyongyang, capitale della Corea del Nord. Il grattacielo, conosciuto come Palazzo 105, ha un aspetto imponente. La costruzione è iniziata nel 1987 ed è stata fermata nel 1992. Secondo i giornali giapponesi, la costruzione è costata ben 750 milioni di dollari ed è stata bloccata a causa dei problemi finanziari. Questo palazzo non ha finestre, porte o infissi ed è rimasto vuoto per ben 30 anni. L'hotel rimane ancora chiuso ad oggi e le persone non possono entrarci dentro. Inoltre, il palazzo di 330 metri è entrato anche nel Guinness dei primati, come la costruzione inabitata più alta del mondo. L'Um di Taos è un suono che si sente a malapena
simile ad una batteria. Dal 1990 ci sono stati diversi report di questo suono in Taos, una piccola città in New Mexico. Solamente il 2% delle persone riescono a sentirlo, perché il suono ha una certa frequenza. Tante persone si sono lamentate riguardo questo suono perché lo considerano piuttosto irritante. Eventualmente è stato installato un equipaggiamento per misurare le vibrazioni, ma dopo diversi test non è stato trovato niente di particolare. La città di Taos non è l'unico posto dove si possono sentire degli strani suoni nell'aria. Questi suoni misteriosi sono stati sentiti in tutto il mondo e sono piuttosto diversi. Alcune persone pensano che questi suoni siano riconducibili agli alieni, mentre altri pensano che significhi la fine del mondo. L'isola di Skellig Michael, situata al largo della costa occidentale dell'Irlanda, è un luogo affascinante. È qui che sono state girate le scene di Star Wars Il Risveglio della Forza e L'Ultimo Jedi. Ma quello che molte persone non sanno è che l'isola è molto più pericolosa di quanto pensino. Sull'isola si trova un monastero che risale al VII secolo ed è costruito a 218 metri sul livello del mare. C'è solo un modo per arrivarci, è qui che diventa impegnativo e persino pericoloso. La strada per la cima dell'isola è composta da più di 600 gradini irregolari. I sentieri sono stretti e ripidi e se scivoli e inciampi è game over. L'isola ha ricevuto molti reclami e avvertimenti per costruire delle ringhiere. Per quanto so, però al momento non è stato ancora messo nulla. Sfortunatamente ci sono molte persone che si sono avvicinate troppo al bordo e sono cadute. Solamente guardando questa strana piramide capisci che sta succedendo qualcosa di super segreto. Questa misteriosa piramide si trova a Nekoma, nel North Dakota negli Stati Uniti. Era il radar del sito missilistico che faceva parte del sistema missilistico antibalistico. Il mistero è che la costruzione è costata circa 6 miliardi di dollari, ma ufficialmente è esistita solamente per un giorno, prima che la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti decidesse di chiuderla nuovamente. Per la gente comune, il complesso di Mikkelsen non è un altro che un monumento della Guerra Fredda, ma alcune persone credono che il governo usi ancora questo luogo in segreto. Perché in quale altro modo si può spiegare che così tanti soldi sono stati spesi per un progetto che ufficialmente esiste solamente per un giorno? Lo stesso governo degli Stati Uniti afferma che il complesso diventerà presto un museo, ma non permette a nessuno di avvicinarsi troppo. È anche videosorvegliato 24 ore su 24. L'isola di Ashim è un'isola deserta che si trova a 15 km di distanza dalle coste di Nagasaki in Giappone. È conosciuta anche come Gunkanjima. Gunkan significa nave da guerra e Shijima significa isola. L'isola di 6,5 ettari deserta ha anche la forma di una nave da guerra giapponese da sopra. È stata fondata nel 1887 e secondo alcune storie ci si trovavano dentro alcuni cittadini coreani e prigionieri cinesi di guerra per forzare i loro lavori all'interno delle miniere, secondo alcune condizioni crudeli. Nel 1974 però le riserve di carbone erano talmente finite che la zona è stata chiusa e tutti i residenti hanno abbandonato l'isola e da quel momento è rimasta abbandonata. Nel 2015 l'UNESCO l'ha riconosciuta di importanza storica per Ashima, è uno dei posti turistici che la gente di Nagasaki visita ogni anno. Secondo quanto si sa, la Papua Nuova Guinea è esplorata solo per il 70% e circa l'80% delle persone vive ancora senza le comodità della vita moderna. Tra le altre cose, Papua è nota per le sue tribù, che non sono mai state contattate dagli estranei, e si vocifera che alcune di queste siano addirittura cannibali. Secondo vari studi, sulla terra di Papua sono state già scoperte circa 40 tribù diverse isolate. Ma ce ne sono anche alcune che non sono state ancora trovate perché sono nascoste molto in profondità nella foresta pluviale. Di solito vivono in aree remote con le proprie regole, tradizioni e rituali. Ma non solo le tribù sono segrete, anche le Star Mountains in Papua sono ancora un terreno selvaggio e impraticabile. Le montagne sono piuttosto pericolose e raggiungono i 4.000 metri sul livello del mare. Il motivo principale per cui questa zona tropicale non è ancora veramente esplorata è a causa del passaggio estremo e dell'enorme mancanza di strade. La Golden Rock si trova sul burrone di una montagna di 15 metri in Myanmar, una nazione nel sud-est dell'Asia,
ed è conosciuto come uno dei posti più sacri al mondo. Per centinaia di anni ci sono stati dei pellegrinaggi di alcune persone che fanno delle offerte a Buddha. La domanda è su come sia possibile che una roccia del genere, con una pagoda sopra, non sia ancora caduta. Infatti, si dice che stia lì da ben 2500 anni. Le persone del posto pensano che la roccia abbia dei poteri magici, e la leggenda dice che c'era un re che ha messo la roccia in quel posto. Solamente le donne possono spingere la roccia, quindi le donne non possono avvicinarsi. Una spiegazione scientifica su perché questa roccia si trovi ancora lì non è stata ancora creata, quindi al momento rimane ancora un mistero irrisolto. Nello stato americano della Florida c'è un campeggio e una zona per i tuffi chiamata Vortex Spring. Se vuoi fare un tuffo qui, ti imbatterai presto in un cartello che dice Grim Reaper. Più sotto trovi Evita la tua morte, non andare oltre, non c'è niente in questa grotta per cui valga la pena morire. L'ultima volta che è stata misurata la grotta sottomarina era di 500 metri, ma si pensa che probabilmente sia molto più grande. A una profondità di 94 metri è stata installata una recinzione in acciaio in modo che le persone non vadano oltre, eppure la gente ci va comunque. Si dice che più di 13 subacquei non abbiano trovato più la via del ritorno. Più va in profondità, più diventa pericoloso. Inoltre ci sono punti stretti attraverso i quali riesce a malapena a nuotare. Si dice che la grotta sottomarina sia così gigantesca che non potrebbero mai trovare le persone se si perdessero qui. Kylie's Crossing in Australia può essere piuttosto poco profondo e poco largo, ma è considerata come una zona delle più pericolose in Australia. Questo a causa dei coccodrilli di acqua salata. Quando alcuni ranger del parco erano stati intervistati nel 2016, si è scoperto che c'erano ben 120 coccodrilli in cerca di prede. Quando l'acqua risale, questi coccodrilli si ritrovano alle Kail per mangiare dei pesci che sono nuotati lì dentro. Il Kail Crossing è il punto d'accesso tra le Arnhem Land e il Kakadu National Park, e alcuni turisti per arrivare a quella destinazione devono passare per forza per il fiume. Nonostante ci sono diversi segnali di pericolo lì nella zona, alcune persone non riescono a oltrepassare il fiume. Questo sia a causa dei coccodrilli, sia alle correnti pericolose. La Zone Rogue è un'area di 42.000 ettari nel nord-est della Francia, proibita alle persone. Dopo la Prima Guerra Mondiale, l'area è stata completamente distrutta. Secondo il governo francese, non si può edificare nulla e non si può nemmeno coltivare il terreno, a causa delle grosse quantità di resti umani e animali. L'area è anche piena di bombe inesplose e altri tipi di munizioni. Non solo, il terreno è anche inquinato a causa di alcuni elementi chimici come il piombo, mercurio, arsenio e altri gas e acidi pericolosi. Ci sono cartelli di pericolo dappertutto e dentro la zona inaccessibile ci sono tante aree spaventose e villaggi fantasma del periodo della guerra. In un tentativo di pulizia è stato mandato un team per pulire il tutto, solo che a questa velocità ci vorranno almeno 300 anni prima di pulire la zona completamente. Può essere visitato grazie ad alcuni tour turistici, anche se il resto rimane ancora proibito. Death Valley è il nome di un'area desertica nello stato della California, di cui ho già parlato qualche volta. Ma in Russia c'è anche un'altra zona chiamata Death Valley e ne parlerò ora. La Death Valley della Russia è stata scoperta nel 1975 e si trova ai piedi del vulcano Kikpinich. Si trova nella penisola del Kamchatka ed è estremamente pericoloso. I vulcanologi hanno scoperto che il fenomeno capita a causa dello zolfo e dei gas tossici dell'aria. Animali più piccoli come gli uccelli iniziano a soffocare e questo attira animali più grandi come gli orsi e le volpi, che però muoiono anche loro. È un peccato che questa zona sia mortale, visto che è veramente fantastica. Anche per le persone non è consigliato andarci, visto che senza protezioni si resiste veramente poco. Non è certo per quanto tempo vivremo su questo pianeta, ma sembra che ci vorranno centinaia o addirittura migliaia di anni per esplorare completamente la Terra. Uno di questi luoghi che non è stato mai completamente esplorato è la Fossa delle Marianne, situata nell'Oceano Pacifico occidentale. La Fossa delle Marianne è la parte più profonda dell'oceano ed è lunga circa 2550 km e larga 69.
La parte incredibile è che la profondità massima mai trovata nella fossa delle Marianne è di quasi 11 km, quindi la montagna più alta del mondo potrebbe facilmente inserirsi lì. Questo posto non assomiglia a nessun altro posto su questo pianeta. Le specie vegetali e animali che vi si trovano non sono mai state viste prima degli scienziati. Infatti, è comprensibile il motivo per cui i ricercatori non sono ancora riusciti a esplorare completamente la trincea. Questo perché è troppo profonda, quindi la pressione dell'acqua è enorme. Inoltre, è anche molto calda in alcuni punti. Il Club White Gentlemen's è un club di gentlemen che si trova al centro di Londra, Inghilterra. Il club è stato fondato nel 1693 ed è conosciuto come il club più esclusivo del mondo. La parte strana di questo club è che non ammette donne, ma solo uomini di un certo livello, tra cui il principe Charles e il principe William. Per tutti gli altri, il club rimane proibito, con partecipazione solo su invito. Il palazzo contiene 5 piani con una sala da pranzo, sala da biliardo, libreria e diverse stanze per i membri, dove possono socializzare, oltre ad avere cene private. Oltre a ciò, si sa veramente poco sul club, anche perché le conversazioni a riguardo sono segrete. La foresta di Bent, conosciuta anche come Krzywiślas, si trova nel piccolo villaggio a ovest della Pomerania, in Polonia. Ci sono circa 400 alberi che hanno delle anomalie e pendono in modo piuttosto strano. Questi alberi a quanto pare sono stati piantati tra il 25 e il 28 e il motivo su perché sono in questo modo è ancora sconosciuto. È possibile che sia così a causa delle tempeste di neve estreme, ma potrebbe anche riguardare la forza gravitazionale che causa gli alberi di crescere in questo modo, mentre altre persone pensano che i ranger delle foreste hanno manipolato gli alberi causando la loro crescita in questo modo. È anche piuttosto strano come 400 alberi abbiano queste anomalie e sono circondati da alberi normali, il che rende questo posto ancora pieno di domande irrisolte. Cosa pensi che sia successo? Se ti ritrovi a camminare nelle strade del piccolo villaggio di Sedlec nella Repubblica Ceca, probabilmente avrai notato questa chiesa particolare. Questa è l'ossario di Sedlec, conosciuta anche come la chiesa delle ossa. Questo perché da casa ha circa tra 40.000 e 70.000 scheletri. Le ossa sono messe in un modo molto artistico e alcune formano dei candelabri, delle piramidi o anche dei portacandele. Tutto questo grazie a Francis Rint, un uomo locale che è stato ingaggiato nel 1870 dalla chiesa per creare qualcosa di bello con le ossa. Gli scheletri non erano altro che delle persone che abitavano lì vicino e non sopravvissute alla peste bubbonica del XIV secolo in Europa. Ma prima di Francis Rint, la chiesa era già abbastanza famosa per il suo cimitero. Secondo me è un posto piuttosto inquietante. La storia dice che c'è un castello in Romania che si dice che appartenesse al conte Dracula. Il castello si chiama in verità il Castello di Bran ed è un monumento nazionale di Brașov in Romania. Dracula è un personaggio di finzione creato dall'autore irlandese Bram Stoker, ma il personaggio di Bram è stato ispirato da una persona vera chiamata Vlad Tepes. Dicono che Vlad una volta era presente al castello e ci ha anche passato una o due notti lì il XIV secolo. Non sono state trovate delle prove di questo e nel 1960 il governo della Romania ha pensato che potesse migliorare il turismo nel suo paese trovando un posto che potesse essere associato a Dracula. È stata in verità la regina Maria di Romania che ha vissuto nel castello dal 1920 al 1938. La caverna delle sirene vicino il parco di Nakanuli Beach, delle coste a ovest di Oahu, Hawaii, attrae un sacco di turisti grazie ai suoi misteri. Il posto ha diversi tunnel nascosti e alcuni segreti che alcune persone locali non conoscono nemmeno. Però non si sa molto riguardo la sua storia. Gli abitanti del posto non sanno nemmeno perché si chiama la caverna delle sirene. Una teoria dice che è a causa del fatto che si dice che alcune sirene si trovavano nella zona lì vicino. È piuttosto pericoloso raggiungere il posto. Infatti
turisti devono passare per alcuni terreni difficili oppure possono decidere di fare snorkeling attorno da spiaggia. La seconda opzione non è consigliata a causa delle alte onde. La caverna delle sirene è anche piuttosto pericolosa, soprattutto quando il livello dell'acqua sale. Alcune persone che sono rimaste lì dentro per troppo tempo, infatti, non sono sopravvissute. Con un'area di 14 milioni di chilometri quadrati, l'Antartide è il quinto continente più grande al mondo, anche se non è molto visitabile a causa delle bassissime temperature. La temperatura media in Antartide è di ben 49 gradi sotto zero, ma il record è di addirittura meno 89, datato 1983. Secondo alcuni cospirazionisti, l'Antartide è in gran parte non accessibile perché lì ci si trova la fine del mondo. Secondo queste persone, la Terra è anche piatta o vuota, basando ciò anche al fatto che gli aerei non passano sopra il continente. Però, alla fine, alcune zone dell'Antartide sono visitabili, anche se sono meno dell'1% della superficie del posto. Il resto, infatti, è inaccessibile per la nostra sicurezza o per salvaguardare le specie animali. Sappiamo tutti che la Siberia ha un clima estremo e pericoloso, quindi non c'è da stupirsi che a causa delle condizioni meteorologiche molto insolite, questa zona sia una delle parti più sconosciute della Terra. Saka, nella Yakutia occidentale, è un luogo molto importante per la Russia poiché produce il 99% di tutti i diamanti dell'intero paese. Anche se sembra che l'industria dei diamanti abbia un lato un po' romantico, in realtà è un duro lavoro in un clima estremamente gelido. Le temperature della provincia della Yakutia sono così basse anche a causa della costante alta pressione dell'aria. Fa freddo, l'aria è secca e in alcune parti è quasi impossibile vivere. Tuttavia, la natura della Yakutia è unica e bellissima. Come saprai, ci sono diverse tribù indigene che non hanno contatti con il mondo esterno. Si stima che ci siano 100 tribù isolate, di cui 80 vivono nelle foreste amazzoni. I più famosi sono i sentinellesi, che vivono in un arcipelago in India. Però ci sono anche molte tribù nelle foreste amazzoni. A Funai, Brasile, c'è anche il Dipartimento per la protezione degli indigeni del paese, che ha mostrato delle foto di queste tribù, scattate con il drone nel 2018. Sono state scattate nel Vale do Jafari, una delle zone indigene più grandi in Brasile. Se guardi attentamente, 16 persone camminano nella foresta, armati di arco e frecce. Sembra anche che non notino il drone. È piuttosto affascinante come possiamo osservare il loro mondo. Tutto questo grazie anche alla tecnologia moderna, anche se immagino come anche gli alieni possano fare lo stesso con noi. Nel 2018 una foto è diventata virale quando alcune persone dicevano di aver incontrato dei fantasmi mentre si trovavano sul Google Maps vicino al cimitero della Cappella Marta in Texas. La foto mostra una donna grigia nascosta dietro un albero, ma alcune persone ammettono di aver visto un'altra figura. Quando guardiamo dalla distanza oltre la staccionata, vediamo anche una figura un po' più scura che indossa un mantello. Alcune persone dicono che la ragazza potrebbe essere reale e che è stata creata in questo modo grazie ad un filtro, mentre la figura nera potrebbe essere una foglia, mentre altri pensano che questo posto sia infestato. Prima che questa immagine diventi virale, il posto era già abbastanza famoso per alcune storie. La strada di Bowden che porta a questo cimitero è anche conosciuta come la strada dei demoni, per alcune esperienze documentate dai visitatori, come ad esempio alcune persone che dicono di essere state inseguite dai fantasmi mentre tornavano a casa. Si ritiene che l'Antartide sia l'ultimo luogo da scoprire sulla Terra, poiché è esplorato per meno del 20%. Probabilmente saprai che esplorare il luogo più freddo del pianeta è tutt'altro che facile. Ecco perché è pieno di misteri. La dimensione dell'Antartide è enorme, poiché è 1,5 volte più grande degli Stati Uniti e il 99% è ricoperta di ghiaccio. È interessante notare che gli scienziati hanno scoperto finora molte cose straordinarie, inclusi fossili antichi, cascate rosso sangue e molte altre cose incredibili. Ma che dire poi delle aree meno esplorate? Il paesaggio estremo dell'Antartide rende molto difficile l'esplorazione. Di recente, la NASA ha scoperto un misterioso sistema nascosto di laghi drenanti sotto l'Antartide. Questo è incredibile perché questi fiumi scorrono proprio sotto il ghiaccio.
Secondo alcuni scienziati, l'Antartide non è solamente una calotta glaciale, ma un sistema idrico collegato all'intero sistema terrestre. La Russia è piena di strani segreti e piani, ma nemmeno la Russia può nascondersi completamente da Google. Potrebbe sorprenderti, ma si dice che Medjugorje, una città chiusa in Russia, sia una versione russa dell'Area 51, ma molto più grande. Medjugorje è una città top secret a causa della sua base militare nascosta. Si dice che la base non sia una normale base militare, ma sia piena di energia nucleare. Questo è il motivo principale per cui non è consentito visitarla. Un'altra voce sul nucleare dice che la misteriosa città sta effettivamente immagazzinando 73 testate nucleari e che questo è il luogo dove qualcuno può effettivamente premere il pulsante per lanciare queste pesanti armi nucleari. Inoltre, altre teorie affermano che la Russia ha modernizzato tutti i suoi sistemi di armi di distruzione di massa dopo la Seconda Guerra Mondiale e che le testate di Medjugorje possono essere lanciate anche dopo la sconfitta dell'esercito russo. Si ritiene che sia meglio non aprire mai la settima porta del tempio Padmanabhaswamy. Il tempio stesso è sempre stato un mistero per le persone di tutto il mondo. Molte antiche leggende e teorie circolano su questo luogo sacro. La maggior parte dei testi misteriosi antichi proibisce severamente di aprire l'ultima porta, la settima. Si ritiene che la porta sia maledetta e se qualcuno dovesse aprire questa porta, serpenti velenosi attaccheranno questa persona e in seguito ciò causerà un'enorme catastrofe su tutta la Terra. Sembra che la gente creda agli avvertimenti perché nessuno è mai riuscito ad aprire la porta, nonostante ci siano stati tanti tentativi. Cosa pensi che ci sia in questa stanza? Facci sapere nei commenti. Tutti conoscono il Rio delle Amazzoni, il secondo fiume più grande al mondo, che passa per il Perù, Brasile, Colombia e Ecuador. Questo fiume passa anche per la foresta amazzonica. E dentro ci vivono tante specie pericolose di serpenti e rane, anche se uno dei posti più pericolosi del fiume è il Parco Nazionale del Madidi. Questo parco si trova nella parte più a nord del fiume, in Bolivia, ed è grande 19.000 km². Si consiglia di non andarci, visto che dentro al parco ci sono piante e animali mortali. Le piante che crescono qui sono molto velenose, e se ti tagli, c'è un'alta possibilità di beccarsi qualche parassita. Ci sono anche grossi ragni velenosi che camminano in giro. Quindi penso che bisogna pensarci due volte prima di visitare questo posto, anche con una guida. Il vulcano Trinugagigur in Islanda è l'unico vulcano nel mondo il cui cuore può essere visitato dalle persone. È stato scoperto nel 1974 da Arni Stefansson ed è stato aperto ai turisti nel 2012. I turisti scendono dentro al cratere della direzione della camera di magma. Questo perché questo vulcano è un vulcano dormente che è eruttato l'ultima volta 4.000 anni fa. Nonostante sia un posto sicuro da visitare, rimane comunque un vulcano che può sputare lava. Una volta raggiunta la camera del magma, i turisti devono appendersi ad una specie di ascensore che li fa scendere a 122 metri nel bel mezzo del collo del vulcano. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di centinaia di soldati giapponesi rimase intrappolato sull'isola di Ramri nel Golfo del Bengala. Quello che hanno trovato qui è conosciuto come uno degli eventi più orribili della storia. Le truppe britanniche circondarono i giapponesi da un lato e per arrivare dall'altra parte c'era una palude sulla strada. I giapponesi decisero di attraversare la palude, ma quello che trovarono lì erano giganteschi coccodrilli d'acqua salata. Alcuni di loro erano grandi fino a 6 metri ed estremamente aggressivi. Secondo la storia, i soldati hanno cercato di nascondersi nella palude. Si pensa che più di 500 soldati giapponesi non fossero sopravvissuti. Inoltre, l'isola pullula anche di serpenti velenosi e di scorpioni. Diciamo che non è un'isola proprio amichevole. Harvey Point Defense Testing Activity è una base militare della Carolina del Nord, dove per più di 60 anni agenti e ufficiali speciali hanno seguito vari corsi duri, compresi quelli sull'antiterrorismo. Tuttavia, alcune persone affermano che la spiegazione ufficiale di ciò che sta accadendo non è vera. Secondo le teorie, questa cosiddetta scuola è una base della CIA, ma il governo mantiene il segreto.
Infatti, dal 1961 questo luogo è top secret, è coperto di muschio e racchiuso da recinzioni di sicurezza. Per quanto cerchino di nascondere Harvey Point, le persone nella zona vedono regolarmente elicotteri e autobus neri con dei finestrini oscurati che trasportano passeggeri misteriosi. Alcuni testimoni oculari hanno detto di aver visto vecchie limousine crivellate di proiettili che sono state portate fuori. Sembra che ci sia un vero mistero in corso, ma nessuno può davvero sapere di cosa esattamente. L'isola di Komodo è uno degli ultimi posti sulla Terra in cui vorresti essere. Ma perché? Perché è pieno di centinaia delle lucertole più grandi del mondo, i draghi di Komodo. Possono raggiungere una lunghezza di oltre 3 metri, con un peso di 170 kg. Inoltre possono arrampicarsi sugli alberi, correre a velocità superiori dei 20 km orari e mangiare fino all'80% del loro peso corporeo in un solo pasto. I loro denti sono frastagliati, affilati e la loro saliva è velenosa. Quindi questo è il motivo per cui è meglio non visitare quest'isola, ma se vuoi farlo, stai molto attento. Un uomo di 31 anni di nome Mohamed, che viveva sull'isola, decise di recarsi nella zona dove dei draghi di Komodo stavano raccogliendo dei frutti dagli alberi. I draghi lo aspettarono come degli avvoltoi finché non cadde dall'albero. Penso che tu possa indovinare cosa sia successo dopo. La spiaggia Nuova Smyrna è un posto dello stato americano della Florida conosciuto per il grande numero di attacchi di squali. Secondo diversi articoli, il rischio di essere morso da uno squalo qui è il più alto al mondo. La spiaggia è veramente bellissima, anche se bisogna pensarci due volte prima di entrare in acqua qui. Però, alcune persone decidono comunque di praticarla, visto che è una meta popolare tra i surfisti. Quando cammini per la spiaggia, noterai tanti cartelli di pericolo che ti avvisano sugli attacchi delle creature marine che abitano lì. Circa il 25% degli attacchi di squali al mondo capitano nella spiaggia di Smyrna. Nonostante il numero totale di attacchi sia minore rispetto a quell'anno scorso, resta comunque una zona non consigliata. Fort Knox è una base militare americana nel Kentucky. Questa base è grande ben 441 km quadrati e dal centro c'è un edificio talmente tanto rinforzato da resistere a tutto. C'è anche un sistema ideato per allagare tutti i corridoi in caso ci sia un intruso. Inoltre ci sono telecamere e guardie armate, oltre a diversi ostacoli prima di arrivare al capo. Ti chiederai, cosa ci sta dentro? Si dice che dia casa alle riserve d'oro americane, con un valore odierno di ben 200 miliardi di dollari. Il motivo iniziale di questa riserva fu per supportare la valuta e l'economia degli USA. All'interno, infatti, ci sono tantissimi lingotti fatti interamente in oro. La Grotta di Cristalli è una miniera profonda ben 300 metri nella città messicana di Naica. Nel 2000, una compagnia mineraria ha scoperto dei cristalli tra i più grandi al mondo. La temperatura qui dentro non è fredda come pensi, visto che non sono fatti di ghiaccio, bensì di selenite, un tipo di gesso cristallino. Alcuni di questi cristalli arrivano fino a 6 o anche 11 metri di grandezza, larghi un metro. La grotta si trova sotto la montagna Sierra de Naica ed è un posto estremamente caldo, con temperature fino a 58 gradi Celsius. Inoltre, l'umidità del posto arriva al 100%. Il che vuol dire che non ci puoi restare per troppo tempo. Il motivo principale del calore della caverna riguarda il magma presente sottostante. Le persone non possono resistere per più di 10 minuti. Gli aeroporti sembrano essere alcuni dei posti più strani per avere alcune teorie cospiratrici, ma l'aeroporto internazionale di Denver si dice che abbia talmente tanti segreti se dobbiamo credere ad internet. Queste teorie sono nate perché alcune persone stavano cercando dei motivi su perché ci sia voluto così tanto nel costruire l'aeroporto e su perché sia costato altri 2 miliardi in più. A quanto pare ci sono diversi tunnel sotterranei con alcuni bunker utilizzato da alcune organizzazioni segrete, tra cui il New World Order. Alcune teorie pensano che ci siano anche gli Illuminati lì sotto. Nell'aeroporto ci sono anche un sacco di strani quadri e delle sculture con alcuni simboli che appartengono agli Illuminati. Conosci altri posti segreti? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.